Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura andiamo all'Aquila, oggi l'inaugurazione dell'anno giudiziario. Il presidente della Corte d'Appello, Fabrizia Franca Bandera, ha puntato su un'analisi dei fenomeni che hanno riguardato l'Aquila e l'Abruzzo. Il servizio di Luciana Celeste. Finalmente è arrivato il momento per i cittadini aquilani di guardare al futuro con fiducia, dopo aver sofferto negli anni post-sisma. La cittadinanza riprende pian piano possesso della sua città, che torna alla normalità. Un esempio lo è la riapertura della Basilica di Santa Maria di Collemaggio. Con parole di speranza rivolte alla rinascita della città, si è aperta la relazione della Presidente della Corte d'Appello, Fabrizia Franca Bandera, nel giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Inaugurazione che coincide con la giornata della memoria, alla quale Franca Bandera ha rivolto un pensiero in particolare, ricordando la promulgazione delle leggi razziali del 1938. Una relazione, quella della Presidente della Corte d'Appello, che ha puntato sull'analisi dei fenomeni che hanno riguardato l'Aquila e l'Abruzzo. Un richiamo anche a quanto è successo un anno fa, la nevicata del 18 gennaio del 2017, la tragedia di Rigopiano, le vittime innocenti e poi gli incendi a Campo Imperatore, richiamando le responsabilità di chi ha omesso azioni e controlli. In Corte d'Appello si è deciso, ha spiegato Franca Bandera, di dare priorità assoluta a procedimenti in materia di protezione internazionale. Nel settore lavoro si registra un generalizzato calo della pendenza complessiva, circa -11%. Le riforme dell'ultima legislatura hanno inciso in modo significativo sull'andamento della giurisdizione, con la legge Fornero e il Jobs Act. Un cenno alla notevole diminuzione dei reati tributari, conseguenza dell'innalzamento delle soglie di punibilità. E poi un ampio excursus di reati in materia ambientale, degli ecoreati, che hanno portato al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale l'Abruzzo, la cosiddetta regione dei parchi. Infine si è parlato anche delle stragi delle donne, così Franca Bandera ha definito la violenza maschile che sfocia in femminicidio, ma poi anche tanti casi di stalking e di reati contro la libertà sessuale e maltrattamenti in famiglia, che spesso hanno come obiettivo mogli, madri e minorenni. Con preoccupazione si è denunciato l'aumento dei reati commessi da autori minorenni, come lesioni volontarie, violenza sessuale, stalking, rapine, risse e il fenomeno di blue wall. Un altro tema evidenziato riguarda l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che in Abruzzo sono 200. Fenomeno anche questo in aumento e di significativo impatto sociale. Franca Bandera ha rivolto anche una riflessione al mondo dei magistrati. La magistratura, ha detto, sembrerebbe investita da una sorta di sfiducia diffusa. Ed ora la politica, mal di pancia trasversali per le candidature alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Maretta nel centro-sinistra, sia tra i democratici, dove è prevalsa la linea D'Alfonso e arriva dal Friuli la Serracchiani, che in LeU con gli abruzzesi in aperto dissenso rispetto alle decisioni romane. Nel centro-destra fa notizia Quagliariello candidato, esclusi Gatti e Chiodi. Il servizio di Alfredo Primante. Non c'è elezione senza Toto Nomine, ma complice il Rosatellum, la nuova legge elettorale. Questo avvio di campagna elettorale sta riservando grandi sorprese nelle candidature abruzzesi. Ma il comune mezzo gaudio, dice la saggezza popolare, perché problemi, mal di pancia e paracadutati sono trasversali rispetto al colore politico, ammesso che si riesca ancora a vedere chiaramente. Nel centrodestra in Forza Italia, dopo la sforbiciata la candidatura di Antonio Razzi, che ha lanciato strali al veleno contro l'establishment del suo partito, assolvendo invece Silvio Berlusconi, fanno notizia altre due esclusioni eccellenti, quella dell'ex governatore Gianni Chiodi e del recordman di preferenze Paolo Gatti, sacrificati sull'altare della quarta gamba del centrodestra. Cambiano dunque gli equilibri nel partito azzurro, con l'asse che da Teramo si sposta sempre più verso il Chietino, vista anche la candidatura del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, del parlamentare uscente Fabrizio Di Stefano e del sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppe.
Sepp'Antonio. Ci saranno anche Paola Pelino e Gaetano Quagliarello, quest'ultimo per volontà romana. Molti giornali nazionali l'hanno chiamata la notte dei lunghi coltelli. La direzione nazionale del PD di ieri, anzi di questa mattina, è destinata a lasciare il segno nei democratici. Abruzzesi messi in secondo piano e due governatori candidati, Luciano D'Alfonso al proporzionale del Senato e Deborah Serracchiani, governatore del Friuli, al proporzionale della Camera. Tra i big regionali fuori Tommaso Ginoble, battuto dal capogruppo in regione Sandro Mariani. Anche qui equilibri che si stanno rimodellando. Renzi in persona vuole candidato nell'Aquilano l'ex sindaco del capoluogo Massimo Cialente, assieme a Stefania Pezzopane. A sorpresa, subito dopo D'Alfonso, nel listino proporzionale del Senato, ci sarà Cristiana Canosa, vicina al governatore della Puglia Michele Emiliano. Dal Chietino anche Camillo D'Alessandro e il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe. Nel pescarese invece la new entry è Antonella Allegrino, attuale assessore al sociale del comune di Pescara, confermato in extremis Antonio Castricone. Nei 5 Stelle fa notizia la candidatura dell'ex direttore del Centro ed ex giornalista dell'Espresso Primo Di Nicola, con i grillini che scioglieranno il nodo dei collegi uninominali lunedì, annunciando nel frattempo il rally in Abruzzo con 360 tappe nella regione. Potere al Popolo avrà in lista il suo leader Maurizio Acerbo, mentre in Liberi Uguali, il partito guidato da Pietro Grasso, è caos per le decisioni romane non condivise dai rappresentanti in Regione Abruzzo, che hanno portato alla ritirata di una ventina di candidati, tra cui Gianni Melilla, che questa mattina ha fatto il punto dei suoi 5 anni in Parlamento, che lo hanno visto tra i più presenti in aula. Melilla ha detto no alla candidatura nel listino del Senato. L'altro ieri a me mi hanno proposto di fare il capolista al Senato per Liberi Uguali, ma dopo aver riflettuto non ho accettato, perché sarebbe stata allora una questione personale la mia critica. La mia critica invece non è un fatto personale. Ritengo che la politica debba sentire di più i territori, debba ascoltare di più i cittadini, perché attraverso i paracaduti, i deputati catapultati dall'esterno, noi alimentiamo l'astensionismo. Gianni Melilla resterà al suo posto in questo partito? Certamente. Cambiamo pagina. I residenti di Via della Portella e Via Rigopiano a Pescara sono esasperati dalla situazione di degrado e illegalità che sono costretti a subire. Alcuni di loro si sono rivolti al Movimento 5 Stelle, che questa mattina ha organizzato una conferenza stampa chiedendo più risorse per gli sgomberi e un posto fisso di polizia nella zona. Vediamo. Residenti esasperati nelle case ater di Via della Portella e Via Rigopiano, dove su 79 famiglie solo 27 sono regolari assegnatari di appartamenti. In quella zona, dove qualche giorno fa c'è stato un accoltellamento per una lite condominiale, regna l'illegalità, occupazioni abusive, spaccio di droga, ricettazione di oggetti rubati. I pochi residenti onesti, raccontano senza volersi far riprendere in volto per paura di ritorsioni, sono costretti a vivere costantemente sotto la minaccia verbale, quando va bene, e di armi nella maggior parte delle volte, soprattutto pistole e coltelli. Questa mattina attorno alle 11 c'è stato un altro intervento delle forze dell'ordine per un inquilino abusivo che ha cercato di rientrare in possesso dell'appartamento che era stato murato passando dalla finestra del secondo piano, come si vede da questa fotografia. Una situazione che le stesse forze dell'ordine a microfoni spenti definiscono di quasi normalità. Questa mattina residenti e rappresentanti del Movimento 5 Stelle hanno tenuto una conferenza stampa per chiedere maggiore presenza dello Stato in quella zona di Pescara, che è proprio a due passi dall'ospedale Santo Spirito. Lo Stato deve tornare prepotentemente a farsi Stato, quindi prefetto, questore, sindaco di Pescara, presidente della regione, devono istituire immediatamente un'unità fissa di polizia H24. In quella piazza ci vuole un'unità fissa che stazioni, perché non è possibile lasciare più senza controllo quella piazza. E poi contestualmente gli sfratti vanno fatti, ma non murando e lasciando correre, ma vanno fatti cacciando l'abusivo e riassegnando contestualmente al nuovo assegnatario. Solo così possiamo risolvere i problemi. Ci servono soldi? Sì. Allora Regione Abruzzo ci mette immediatamente i soldi. Tra il 1940 e il 1944 Casoli ha ospitato un campo di concentramento con 218 internati, la maggior parte di loro provenienti dalla ex Jugoslavia. E oggi, nel giorno della memoria dell'Olocausto, si è svolta una cerimonia. Vediamo il servizio.
Era una delle pagine dimenticate nella storia, ma Giuseppe Lorentini, docente di italiano all'università in Germania, l'ha riscoperta e resa disponibile online su campocasoli.org. Per questo Casoli ha vissuto uno speciale giorno della memoria il 27 gennaio 2018, con il ricordo di 218 persone internate nel borgo sull'Aventino durante la Seconda Guerra Mondiale. Praticamente il campo di concentramento di Casoli è un caso unico nel panorama nazionale, perché conserva il suo archivio comunale, conserva tutti i fascicoli personali degli internati, e questa è una particolarità nella ricerca, soprattutto nella ricerca storica, perché molto di questo materiale è andato perduto. E quindi Casoli ha avuto la fortuna e anche la capacità, grazie all'amministrazione comunale, di investire in una cooperativa archivistica che potesse appunto indicizzare questo materiale, e io sono venuto a conoscenza di questo materiale soltanto nel 2013, facendo ricerca su questi temi, leggendo appunto di alcuni riferimenti archivistici dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma. Ho voluto poi indagare sul posto negli archivi comunali, ho trovato questi fascicoli. Un centinaio degli internati era di origine della ex Jugoslavia. Alla cerimonia l'ambasciatore sloveno è intervenuto per ringraziare la cittadinanza di Casoli. Ringrazio le autorità di Casoli e i cittadini per tenere viva questa memoria anche dei cittadini sloveni che erano qua. Il comune di Casoli ha intitolato alla memoria il largo antistante e i locali del campo di concentramento, imprimendo su una targa tutti i nomi degli internati. Il sindaco Massimo Tiberini. Sicuramente il più grande antidoto all'indifferenza e la memoria, e quindi a Casoli nel periodo fascista l'internamento ci sono stati 218 internati, e abbiamo i documenti storici custoditi nell'archivio, documenti reali, documenti tangibili. Casoli abbiamo voluto fare questo progetto che ci riporta alla mente gli avvenimenti vissuti a Casoli. È un momento importante per rendere Casoli anche oltre i confini del nostro territorio abruzzese. Alla cerimonia infine è intervenuta la presidente nazionale dell'ANPI, Carla Nespolo. E noi vogliamo che questo mondo sia ricordato perché non si ripeta in Europa, perché non si ripeta mai più, ma nel resto del mondo perché non avvenga anche oggi, perché non dimentichiamolo che tante cose avvengono anche oggi, avvengono perché, per razzismo, per disprezzo del diverso, perché si fa credere ai poveri che i più poveri siano i loro nemici, invece non è così, e quindi vogliamo anche un'Europa di pace, un mondo di pace. Questo è quello, è il motivo fondamentale perché siamo tutti qui, cittadini, giovani, meno giovani, istituzioni, storici, tutti assieme per dire no alla violenza e alla guerra. E anche Pescara ha voluto ricordare la Shoah con uno spettacolo inscenato all'Auditorium Petruzzi e intitolato Le voci della memoria, protagonisti di un percorso a tappe dalle origini dell'antisemitismo fino alla follia nazifascista dei campi di concentramento e di sterminio. Gli studenti del MIBE, il liceo artistico, musicale e coreutico Misticoni Belisario, lo spettacolo curato da Camillo Chiarieri ha proposto toccanti monologhi recitati dagli alunni del laboratorio teatrale della professoressa Vicino, con brani musicali eseguiti dagli studenti del corso di musica da camera della professoressa Stancu. Non dimenticare, questo è l'obbligo in capo alle nuove generazioni, che devono sempre tenere presente cosa odio razziale e nazionalismo hanno prodotto nel corso del Novecento. Cambiamo pagina. Nel 2020 scadrà l'effetto del decreto terremoto che tiene in vita i piccoli tribunali. In Abruzzo si sta discutendo di accorpamenti tra Sulmona e Avezzano e tra Vasto e Lanciano. Discussione che ha sede istituzionale all'interno di un'apposita commissione regionale con a capo il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Vediamo. A valle di una serie di elementi, di documentazione e di analisi che saranno fatte da parte della Commissione, la Commissione proporrà le proposte, e le proposte più utili per tutelare il territorio abruzzese con la permanenza dei presidi della legalità sarà valutata attentamente e proposta. Quindi non si esclude nemmeno l'accorpamento di
tribunali a due, ma non si esclude nemmeno l'ipotesi che la Regione possa fare la sua parte attivando e aderendo all'articolo, famoso articolo 4 bis, che è stato anche segnalato dalla Corte nel rigetto della seconda richiesta di quesito referendario, dove dice che le Regioni possono in via sperimentale farsi carico per quanto riguarda oneri eccetera eccetera. È ovvio che questa attività, aderendo all'articolo 4 bis della norma, va fatto una volta conosciuto nel dettaglio le situazioni di territorio per territorio e conosciuta in maniera generale la situazione dei presidi della legalità nell'intera regione Abruzzo. Il lavoro va fatto, noi mettiamoci il nostro, dopodiché devono essere gli altri e quindi il governo a metterci del proprio, a comprendere. Una installazione permanente dell'artista tedesco Joseph Beuys all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, unica in Italia a conservare materiale sul maestro tedesco, grazie alla donazione della baronessa Lucrezia De Domizio Durini. Vediamo. L'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila è l'unica in Italia ad avere una mostra permanente di Joseph Beuys. Questo grazie alla generosità della baronessa Lucrezia De Domizio Durini, che ha donato un'installazione stabile di documenti e multipli corredati da un fondo di pubblicazione su Beuys, uno tra i più emblematici e significativi personaggi dell'arte mondiale del secondo dopoguerra. Il maestro tedesco negli ultimi 15 anni della sua vita ha lavorato in Abruzzo, in particolare a Bolognano, nella famosa operazione Difesa della Natura e alla Living Sculpture, punti cardine del suo intero lavoro, sintetizzando come sciamano l'unità delle differenze. Per me è una giornata molto importante, non solo per l'Accademia, ma principalmente per un Abruzzo che non ha mai amato Beuys. E io sono di partenza per un grande project per New York, ho lasciato Parigi e mi sembrava etico e doveroso lasciare nell'Accademia, dove è il futuro dei giovani dell'umanità, di lasciare un segnale storico, ed è l'unica Accademia che io ho trovato con un grande senso umano, con la collaborazione dei ragazzi che mi hanno aiutato, con i professori, una solidarietà e una nicchia che potrebbe diventare un fulcro per tutte le accademie d'Italia. Don't Forget Joseph Beuys è il titolo della mostra in Accademia, curata dal giornalista Giorgio Dorazio, allestita la scorsa estate presso l'Eremo di Santo Spirito a Roccamorice in occasione di Eremi Arte. Ora, grazie alla donazione della baronessa, sarà custodita nell'Accademia Aquilana. La baronessa ha ricevuto anche dall'Istituto Aquilano il diploma honoris causa in arti visive, tenendo una lezio magistralis sull'opera e sul pensiero di Beuys e sul percorso di ricerca svolto accanto al maestro tedesco. Responsabilità di mantenere vivo il ricordo, la memoria e le opere di Beuys. La nostra accademia sarà l'unica accademia che avrà la possibilità di esporre in via permanente delle opere di Beuys, come andremo a vedere tra poco, e questo ci inorgoglisce. Le attività dell'Accademia si moltiplicano nel corso degli anni e questa è stata sicuramente una delle più prestigiose. Dal lavoro dell'Associazione Caleidoscopio sul sostegno alle persone affette da Alzheimer nasce a Teramo il Centro Clinico Caleidos per la neuropsicologia e la riabilitazione cognitiva. Ascoltiamo la neuropsicologa Lucia Serenella De Federicis. L'idea di aprire questo centro in realtà è nata tantissimo tempo fa, nel 2014, quando come singole professioniste abbiamo cominciato ad organizzare gli incontri dell'Alzheimer Caffè. Dopodiché, da quell'esperienza abbiamo pensato che per ottenere un maggiore peso istituzionale forse era il caso di creare un'associazione, e nel 2016 abbiamo fondato l'associazione Caleidoscopio. Ma anche lì ci siamo resi conto che la richiesta era sempre maggiore, il tipo di impegno ormai era diventato più un impegno di tipo clinico,
E quindi abbiamo deciso di aprire questo centro, che è il centro clinico Kaleidos, che la mattina offre un servizio diurno dove poter venire qui e fare attività di gruppo, di stimolazione cognitiva, terapia occupazionale o tutte le altre attività che possono aiutare a mantenere la persona più attiva il più possibile. Quello della stimolazione cognitiva è un metodo molto efficace che ormai ha ottenuto dei risultati comprovati a livello pratico. Noi ce ne rendiamo conto tutti i giorni sui nostri pazienti e su quelle che sono le reazioni dei familiari dei nostri pazienti, e quindi vogliamo creare una rete di lavoro, un modo di diffusione di questo metodo, del nostro metodo di lavoro, anche sul territorio abruzzese, territorio che richiede molto questo tipo di servizio, perché è un territorio composto per la maggior parte da persone anziane e di cui purtroppo un terzo soffrono di demenza. Quindi oltre al centro dell'Aquila adesso è attivo questo centro che opera sul territorio teramano, e a breve vorremmo diffondere anche questo servizio sulla costa e per quanto riguarda gli altri territori interni. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo subito di Serie B, con il Pescara che ieri, nell'anticipo della seconda giornata di ritorno, è stato sconfitto all'Adriatico Cornacchia dal Perugia per 0-2, un inizio discreto per i biancazzurri di Zeman, che poi sono letteralmente scomparsi dal campo nella ripresa. Il Perugia vince con un gol per tempo di Quan e di Carmine, il servizio della partita. Nella fredda notte dell'Adriatico il Perugia fa vedere le streghe al Pescara, e così come nella gara di andata si aggiudica l'intera posta al termine di 90 minuti, che hanno visto in campo un discreto Delfino nel primo tempo, ma una squadra imbarazzante per pochezza nella ripresa. Chi si attendeva una pronta conferma dopo il successo di Foggia è rimasto deluso, con una prova sottotono e soprattutto una inconsistenza in attacco che preoccupa alla vigilia della gara di sabato prossimo a Frosinone. Zeman manda in campo per 9 undicesimi la squadra vittoriosa lo Zaccheria, con le due varianti di Carraro al posto dell'infortunato Proietti, a sorpresa di Campagnaro all'esordio in campionato per Coda. All'appello in casa abruzzese mancano anche Bovo, Palazzi e i nuovi Gravion e Falco. C'è invece Iagma alla prima convocazione. Gli umbri di Breda si presentano con il modulo 3-5-2, in campo gli ex biancazzurri del Prete Cerri, ma non Damiano Zanon, influenzato in odore di cessione. Out anche Mustacchio, Leali e Anne, vicino alla cessione. Agli ordini del signor Pezzo di Lecce si comincia di fronte ad oltre 7.000 spettatori in curva nord. I supporters adriatici ricordano i due super tifosi Marco Mazza e Marco Casimiri. Subito emozioni con Mancuso, che al primo in aria solo davanti a Nocchi controlla male il pallone, permettendo al portiere del Perugia di respingere. La risposta umbra arriva al terzo con un contropiede concluso da Di Carmine con un tiro al lato. Pescara costantemente in avanti nella prima parte di gara e in condizioni più che buone. Al sedicesimo si rivede però la squadra ospite con un tiro insidioso parato a terra da Fiorillo. I biancazzurri spingono ma vengono sorpresi al 27esimo da Quan, che su cross dalla destra di Del Prete di testa sorprende Fiorillo, regalando così il vantaggio un po' a sorpresa ai biancorossi di mister Breda. Doccia gelata sugli spalti, con il Delfino costretto così ad inseguire. I biancazzurri accusano il colpo e per qualche minuto arrancano prima di rendersi pericolosi al 35esimo con Crescenzi, che trova però la risposta del portiere ospite. Si arriva poi al 39esimo con Carraro, che va a sfiorare il pareggio con un tiro violentissimo dai 25 metri. Il finale di tempo vede poi al 44esimo il palo esterno colpito da Capone. Nella ripresa si riparte senza cambi e con il Pescara in avanti sin dalle prime battute. La frenesia però fa commettere diversi errori negli appoggi ai biancazzurri, che poi con il passare dei minuti si spegneranno. Al settimo Zeman richiama in panchina il bomber Pettinari per Cappelluzzo prima della ghiotta opportunità mancata da Di Carmine con Fiorillo davvero strepitoso. Al 14esimo Del Prete forse tocca in area con la mano il pallone, ma il signor Pezzuto di Lecce giudica involontario il tocco, o forse non vede l'irregolarità facendo proseguire il gioco. Ma la squadra di Breda è sempre pericolosa e al 19esimo è ancora lo scatenato Di Carmine a fallire il 2-0 dalle parti di Fiorillo. I biancazzurri fanno tanta confusione in mezzo al campo, favorendo così le ripartenze umbre. Zeman manda in campo Baez per Capone, spostando Mancuso sulla sinistra. Trascorrono i minuti e Nocchi resta a braccia conserte con gli ospiti sempre pungenti in contropiede. Resta il fatto che dopo un discreto primo tempo in questa ripresa il Pescara è arbitro poco evanescente.
fatiscente al 37esimo ad essere impegnato, e così ancora il portiere biancazzurro Fiorillo prima del convulso e deludente finale che vede al 43esimo il raddoppio di Di Carmine che in fuorigioco segna il gol del 2-0 e chiude la gara regalando alla sua squadra una vittoria meritata. Per il Pescara una doccia gelata dopo la vittoria di Foggia e alla vigilia di una gara difficilissima in casa del Frosinone. Ed ora la Serie C con il Teramo che era in campo nel tardo pomeriggio al Benelli di Ravenna nella gara che segnava il debutto sulla panchina biancorossa di Ottavio Palladini. Vediamo com'è andata. Mister, al suo debutto un pareggio ci poteva anche stare, però così fa male. Molto male, molto male, perché primo tempo benissimo, secondo tempo la gestione è anche fatta abbastanza bene, perché loro sapevamo che lanciavano questi palloni lunghi su questi tre attaccanti, abbiamo avuto anche la palla per chiudere più di una volta la partita, non siamo stati bravi, e poi vieni punito a 40 secondi dalla fine sulla nostra ingenuità. Abbiamo peccato di un po' di presunzione e di superficialità, secondo me, perché la partita era finita e dovevamo gestire meglio certe situazioni di gioco. Forse anche un po' di frenesia in quei palloni non gestiti, anche nella fase di recupero, un paio di palle perse anche da San Domenico. Sì, abbiamo gestito male qualche ripartenza, nel senso che potevamo gestirla meglio, no? Coprire più la palla, cercare di giocare un po' di più. E invece a 30 secondi dalla fine purtroppo è arrivato quello che tutti non ci aspettavamo. Ci siamo messi a 5 gli ultimi 5 minuti di recupero, perché poi loro hanno cambiato anche il modo di giocare a un certo punto. Il secondo tempo hanno iniziato a giocare un 4-3-3 con Severini che ha iniziato a fare la mezzala, a giocare alle spalle. Allora noi abbiamo giocato 4-4-2 con Bacio Terracino dietro a Ivaras da una parte e De Grazia dall'altra. Abbiamo sofferto un pochettino, sì, ma grosse occasioni da gol io da parte loro non l'ho viste. Purtroppo abbiamo regalato, e quando regali alla fine paghi. Antonioli, un tempo per parte e un pareggio alla fine giusto? Ma credo di sì, dai. Il primo tempo hanno fatto molto meglio loro, hanno avuto 2 o 3 occasioni, noi purtroppo non abbiamo avuto un approccio buono, valido, abbiamo regalato un tempo, il secondo tempo invece ci abbiamo messo carattere, ritmo e voglia, e credo che alla fine abbiamo meritato il pareggio, abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare, anche se loro anche nel secondo tempo in un paio di ripartenze potevano raddoppiare, però alla fine credo che il risultato del pareggio sia giusto. Ho sofferto l'inferiorità numerica a centrocampo nel primo tempo in particolare? Sì, avevo provato un qualcosa di diverso in casa per provare a essere un po' più presenti nella fase offensiva, invece purtroppo non è andata bene, in settimana gli allenamenti mi avevano convinto a questa soluzione e dopo il secondo tempo l'abbiamo rimediata ritornando col centrocampo a 3, abbiamo visto che sicuramente a 2 abbiamo fatto un po' più fatica. E ora la Serie D, dopo aver trovato la prima vittoria del 2018, la Vastese domani sarà di scena sul campo del Matelica, squadra dominatrice del campionato. Gare fondamentali in chiave playoff per Avezzano e Francavilla a Pineto, l'unico derby tra i padroni di casa del San Nicolò, nerostellati a Campobasso. Matelica-Vastese è il big match della quarta giornata di ritorno di Serie D. Un altro test da grande per la squadra di Gianluca Colavitto, che cercherà di riscattare il KO dell'andata al cospetto della corazzata, nonché prima della classe del girone. Sono 10 punti di distanza, forse troppi per pensare ad una rimonta, ma se c'è una piccola, flebile speranza di poter competere per il primato, questa passa per un blitz in terra maceratese. Blitz che d'altro canto agevolerebbe la lotta per il secondo posto, distante appena 2 punti. Per firmare l'impresa servirà una prova perfetta contro quella che è di gran lunga la miglior difesa del campionato, solo 9 gol al passivo, e il miglior attacco, 43 reti, 5 in più, proprio della Vastese. Mancheranno Cherillo e Viscardi, con la vittoria recupera De Chiara che sarà l'unica novità rispetto all'11 che ha schiantato il Pineto e presenta così la partita. I numeri dicono che il Matelica è una squadra molto più quadrata rispetto alla Vispesole, rispetto alle altre, quindi è una squadra difficile a fargli gol, è una squadra che quando trova il gol è difficile farglielo, quindi una squadra compatta, organizzata, sarà una partita, diciamo, difficile, difficilissima da parte nostra, però ti ripeto, i ragazzi li ho visti motivati in settimana
e piano piano si stanno inserendo anche i nuovi, vediamo cosa succede domenica. Altro incontro di cartello al De Marsi. Con inizio posticipato alle ore 15, l'Avezzano riceve una Vis Pesaro ancora secco di vittorie nel girone di ritorno e scivolata a meno 8 dalla vetta. Marchigiani comunque temibili, vista la tendenza a essere squadra da trasferta. L'Avezzano vuole lasciarsi alle spalle la prova sbiadita col Monticelli per rafforzare la zona playoff e respingere le inseguitrici. Torna ad Eramo, Pellecchia out due giornate. Le parole del tecnico Federico Giampaolo. Ripeto, era una squadra che ci ha studiato, ha giocato prettamente solo in fase difensiva. La Vis Pesaro è la seconda forza del campionato, sicuramente verrà a giocare, per cui noi non dobbiamo cambiare assolutamente niente, nel senso che abbiamo una nostra identità di gioco, ci giocheremo la partita con tutte le nostre caratteristiche senza stravolgere niente. Al Mariani Pavone di Pineto l'unico derby di giornata, tutto terra a mano tra Pineto e San Nicolò. La squadra di Amaulo deve riprendere la rincorsa playoff dopo la beffa di San Marino e il brusco stop di Vasto. Gara però complicata contro un San Nicolò a caccia di punti salvezza e rinvigorito dalla cura Montani. Rincorsa playoff che è anche prerogativa dell'Aquila, che in tal senso ha un match delicatissimo proprio contro quella San Giustese che occupa la quinta piazza e che dista 3 punti. Partita da non fallire e obiettivo aggancio per la squadra di Battistini, gruppo solido e sempre più esaltato dalle prodezze di Michele Boldrini. Partita molto complessa per i nerostellati, fanalino di coda sul campo di un campo basso in gran ripresa. A Francavilla fanno ancora rumore i contatti intrattenuti dal presidente Candeloro col patron del Teramo Campitelli, ma domani spazio al campo coi giallorossi di Iervese che non vogliono staccarsi dal treno playoff e devono vincere in attesa di conoscere la data del recupero col Monticelli. Il tecnico Iervese presenta così l'ostico match di domani contro l'Agnonese di Pino Di Meo. Quello che vogliamo fare è cercare di vincere e portare i 3 punti in classifica. Che partita si aspetta? Le partite me le aspetto tutte difficili, perché non c'è una squadra scarsa, sono tutte squadre molto organizzate, questo lo sappiamo, ma dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo pensare ad essere più concreti, a cercare di essere più determinati sotto porta, ma sono convinto che lo faremo perché vogliamo assolutamente prendere i 3 punti. Io voglio pensare solo all'Agnonese, una partita alla volta, portiamo a casa questa vittoria domenica e poi penseremo al campo basso. Finisce qui la terza edizione del TG6, il nostro notiziario tornerà lunedì alle ore 14 con la prima edizione, domani invece la classica domenica sportiva della nostra emittente alle ore 14:20 circa con diretta stadio e poi dalle 19:30 con l'Abruzzo del pallone per rivivere i momenti salienti delle gare di domani pomeriggio. Grazie per l'attenzione, buonanotte e buona domenica.